Sulla stupenda ribalta del Palazzo Torino Esposizioni, davanti a 8.000 persone, le quadrette nazionali d'Italia e di Francia disputano la finale del campionato del mondo di bocce. È l'episodio conclusivo di tre giornate che hanno visto i bocciofili di 8 nazioni impegnati in gare entusiasmanti. Si è dovuto ricorrere alla celere per regolare l'afflusso delle migliaia e migliaia di appassionati del più popolare sport della terra, che volevano ammirare i colossi della bocciata e del punto. Come è sempre accaduto da quando si disputano i mondiali di bocce, anche questa volta la supremazia francese è stata netta. Con questa bocciata decisiva, la quadretta nazionale di Francia ha conquistato per l'ottava volta la corona mondiale. I vincitori manifestano con entusiasmo fanciullesco tutta la loro gioia.